Ok, direi che possiamo iniziare. Ci sono? Ci sono. Ok. Cambio di prospettiva, cambio di location, però dai, qui forse anche più, vabbè, affascinante anche su con i suoi affreschi, eccetera, però anche questo è un posto abbastanza underground per parlare di un movimento underground che in realtà poi per gli anni di cui ne parlerò non era assolutamente underground, era overground, perché era la musica che si ascoltava, che tutti i giovani ascoltavano. Qualcuno di voi, immagino, si ricordi che quella era la musica che andava. Ma non corriamo troppo, arriviamoci piano piano. Allora, questa sera parliamo di progressive italiano. Anzitutto, che cosa si intende quando parliamo di rock progressivo, oppure progressive rock per dirla in inglese, oppure prog, come è stato chiamato negli ultimi 20-30 anni. In realtà questo genere non aveva un nome negli anni 60-70, era chiamato rock sinfonico, rock barocco, pop spesso e volentieri, ma nessuno parlava di progressive rock se non qualche giornalista estero che piano piano cominciò a instillare la barba che picchia sul microfono questa idea di una musica che potesse essere in costante progressione, non si accontentasse dei classici schemi, ma andasse oltre. Ma quali sono i classici schemi? Dovremmo fare una lunga storia e starci fino a domani. Comunque, la storia della musica leggera è quella che parte, diciamo, nella seconda metà del Novecento. Potremmo fare un gran calderone dove ci mettiamo tutto, dal jazz, che poi non è musica leggera, ma che comunque ha fatto in modo che si sviluppassero una serie di movimenti come il solo in rhythm and blues, che in qualche modo erano poi alla portata di tutti. Quindi noi chiamiamo musica leggera quella che è la musica pop, la musica popolare, la musica che non era quella delle sale da concerto e della musica classica, e nemmeno quella dei club jazz e dei jazzisti. Musica, popular music, come si suol dire. Nasce il rock negli anni 50 negli Stati Uniti. Musica d'impatto, musica forte, musica che prende dal rhythm and blues, dal jazz e dal soul, da tutta una serie di musiche nere, e però diventa d'appannaggio anche dei bianchi. Elvis Presley è stato il primo e più importante, a un certo punto, fautore di questa nuova musica di grande impatto. Però il rock fino a un certo punto è stata una musica anche piuttosto semplice, un ritmo squadrato, pochi accordi, tematiche abbastanza, diciamo, terra terra, se vogliamo dire, tra virgolette, poi sono tematiche importanti, comunque, come i sentimenti, come questo tipo di cose, a differenza del blues invece, che aveva comunque da parte dei neri una certa propensione a denunciare quello che a loro succedeva, quella che era la loro vita. Invece il rock si pone come un genere molto più alla portata di tutti, soprattutto per il ballo. Comunque questa forza poi scatena il fisico, scatena il ballo. Per tanti anni si è andata avanti con un'idea di rock abbastanza normale, diciamo tra virgolette, dove comunque chitarra elettrica, basso, batteria, forza, ballo e potenza. A un certo punto, la sto facendo molto, molto breve perché sennò ci staremo veramente fino a domani, a un certo punto però i musicisti rock sentono l'esigenza di andare oltre questi schemi triti e ritriti. E c'è chi comincia magari in questo schema di strumenti molto basici, comincia a inserire delle tastiere, le tastiere dell'epoca, degli organi piuttosto che dei pianoforti. Magari poi c'è chi ha voglia di inserire anche strumenti che fanno parte della musica classica, perché no? Violini, violoncelli, vari tipi di archi, magari dei fiati. Chi sono i primi che a livello proprio importante, popolare, fanno sì che il rock possa in qualche modo essere contaminato da altre cose, sia a livello strumentale sia a livello proprio diffusione di generi? Perché il rock è un genere ben definito, ma se noi ci mettiamo in mezzo il jazz, se ci mettiamo in mezzo la musica classica, se ci mettiamo in mezzo il folk, creiamo un'amalgama molto particolare. Noi teniamo comunque la potenza del rock, il suo essere dirompenti, il basso e la batteria e la chitarra elettrica che comunque pompano, come si suol dire, ma ci mettiamo in mezzo i violini, ci mettiamo in mezzo appunto derivazioni jazz, derivazioni blues, derivazioni dalla musica classica. Quindi creiamo un qualche cosa di un pochino diverso di quello che era il rock duro e puro dell'inizio. Come al solito, come tanti generi musicali, furono i Beatles i primi che a livello popolare inserirono tutta una serie di
cose che fecero nobilitare in qualche modo il rock, lo elevarono un pochino. Nel 66 già con l'album Revolver, ma è soprattutto nel 1967 che noi possiamo, diciamo, usare, diciamo, questo disco come pietra miliare e primo esempio veramente di rock progressivo. Ecco, subito abbiamo, in realtà questo coso è un po' strano, quando dovrebbe andare su, va giù e viceversa. Comunque, i Beatles nel 1967 danno vita alla loro pietra miliare, uno dei dischi più importanti nella storia della musica in generale, non solo del rock, che è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Un disco formato da una serie di canzoni concatenate tra loro, già una cosa che non si era mai vista prima, che inseriscono dentro tutti questi elementi di cui dicevo. Non sono semplici canzoni rock and roll, ci sono strumenti della musica classica, ci sono inflessioni della musica classica, c'è tanto di classicheggiante, soprattutto per colpa di questo signore qui con la mise azzurra, che è Paul McCartney, che aveva proprio questa grande passione per inserire, diciamo, la classica dentro il rock. Ma se si inserisce la classica dentro il rock, si rischia di andare verso territori assolutamente incredibili, inesplorati, perché la musica classica è un calderone di influenze incredibili, enormi. Cioè, non stiamo qui a fare la storia della musica classica, però comunque, se noi uniamo Beethoven ai Beatles, potete capire che cosa potrebbe uscire fuori. Però i Beatles fanno tutto questo, cercano questo agglomerato di musiche diverse, ma lo fanno ancora in una maniera confacente a quelle che erano le loro canzoni pop, in fondo, da 3 minuti, 4. Non esageravano con le lunghezze, assolutamente, i Beatles. Non ne avevano bisogno, loro dovevano dire tutto con il loro forte impatto melodico dei loro brani. Nello stesso momento in cui esce il disco, pochi mesi dopo, esce il primo album dei Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, che, diciamo, è la, insieme a quello dei Beatles, è la pietra di paragone, è il disco più importante di quella che è un altro genere ancora che aveva fatto sì che il rock si evolvesse, ovvero la psichedelia. Cosa succedeva nella psichedelia? Largo agli effetti per chitarra, largo a tastiere che potessero creare tanti suoni diversi, e largo alla creazione di una musica che non fosse soltanto fisica, ma fosse anche mentale. Psichedelica proprio in questo senso, proprio che va a colpire la mente. Poi, se a questo ci mettiamo il fatto che nel 1967 stesse scoppiando la Summer of Love e le droghe psichedeliche come l'LSD fossero in quel momento al top della fama, possiamo capire bene perché questi dischi, quello dei Beatles e quello dei Pink Floyd, fossero la perfetta colonna sonora per dei viaggi mentali incredibili. Bastava assumere un acido, mettere su uno di questi dischi e si partiva per altri pianeti. Quindi la musica, anche se usata da questo punto di vista per questo tipo di viaggi, comunque fa sì che si capisca che il rock non è più quel genere stradaiolo, solo da ballare, è soltanto usato per divertirsi, ma è una musica che può stimolare anche la mente. Quindi perché non cercare di espanderlo ancora di più questo rock? Nel 1967-68 ci furono anche dei tentativi di classifica in cui rock e classica andarono in cima alla Hit Parade e furono A Wider Shade of Pale dei Procol Harum, con questa parte di organo che era presa da un brano di Bach, e Night in White Satin dei Moody Blues. Due smash hit da classifica che adesso non vi posso far ascoltare, ma comunque conoscerete sicuramente. Chi è che non li conosce, che appunto mettono insieme classica e rock, ma in una maniera ancora, diciamo, alla portata del pubblico pop. Ci voleva un gruppo che facesse fare a questo genere, che ancora non aveva nome, ma che metteva insieme tutte queste cose, un balzo ulteriore, perché qui possiamo parlare di proto-progressive rock, un qualcosa che ancora si stava formando ma che non si sapeva ancora che cosa fosse realmente. Si sapeva che il rock si voleva contaminare, ma non si sapeva bene ancora come e quali forme avrebbe avuto in futuro. Nel 1969 arrivò finalmente la band che creò il progressive rock. In the Court of the Crimson King, nel 1969, del gruppo King Crimson, codificò, diciamo, quello che era prima stato un qualche cosa di che ancora non si capiva bene cosa fosse. Sì, musicisti facevano vari tentativi per
Beatles, su tutti appunto, per elevare il rock, però ci voleva di King Crimson che proprio facessero capire che cosa sarebbe stato il progressive rock del futuro. Basta ascoltare il primo brano del disco, che è 21st Century scritto di Ben, per capire che qua siamo oltre il rock. Cioè è un pezzo dove dentro veramente capita di tutto. Sono 7-8 minuti in cui si parte da un riff quasi hard rock, quasi heavy metal, e poi ci si sposta in territori jazz, in cose tra l'altro molto difficili da suonare, che era una caratteristica ancora diversa, perché fino a quel momento chiunque poteva suonare rock. Adesso, a questo punto, questi brani vuol dire che devono essere suonati da persone che veramente sanno suonare. Alcuni, infatti, uscivano dal conservatorio, erano musicisti da un forte imprinting anche proprio dato dalla musica classica. Poi dentro qua ci sono tanti altri pezzi. Comunque, questo è il disco che codifica il progressive rock. Aspettiamo la fine, va bene, dimmi. Beh sì, diciamo che nel corso del... diciamo che è una cosa che nel corso del tempo è stata evidente, però quando è uscito non si è parlato subito, ah ecco, questo è il disco che codificherà. Nel corso del tempo si è capito che comunque i tentativi che c'erano stati prima qui trovavano un punto di arrivo ma anche di nuova partenza, perché da qui poi si sarebbero sviluppati tutti i grandi gruppi del progressive. Li conoscete, li sapete chi sono: sono i Genesis, sono i King, sono gli Yes, sono gli Emerson, Lake e Palmer, sono i Gentle Giant. Tutte band che hanno detto la loro con dischi indimenticabili, con dischi che sono passati alla storia della musica, musica in generale, e che hanno avuto anche un grande riscontro di classifica. Però non tutti all'inizio erano così, diciamo, di successo. I Genesis, ad esempio, in Inghilterra non erano considerati da molte persone. Suonavano nei club per pochi intimi e non riuscivano a ottenere quel successo che loro pensavano di meritare, i primissimi Genesis. Forse la loro musica era troppo particolare, forse troppo difficile anche per le orecchie dell'epoca, che comunque erano ben disposte a cercare un rock che andasse oltre i suoi limiti. Però i Genesis non ci riuscivano. Arriva però un momento in cui in un paese, in un singolo stato europeo, riescono a riempire palasport interi facendo 10-15 mila persone. Questo stato è l'Italia. Come mai questo ora capito? Ma probabilmente l'Italia, col suo retroterra della musica classica, dell'opera, comunque ha nel DNA il pubblico italiano comunque una certa propensione per farsi evidentemente affascinare, o almeno l'aveva, da certi suoni. E questa musica così passionale, così potente, che prendeva così tanto dalla classica, evidentemente andava a toccare, diciamo, le menti e i cuori dei giovani dell'epoca. Giovani che ascoltavano altri giovani, questi dischi, queste opere sono state tutte fatte da ragazzi dai 18 ai 23-24 anni, cioè erano tutte persone che comunque avevano voglia di sentire che il rock non era soltanto quella cosa. Poi c'era anche un discorso politico, non era soltanto quella cosa delle canzoni, dei singoli che si vendevano e andavano ad arricchire l'industria discografica, ci voleva una musica che fosse dirompente anche da quel punto di vista, che non fosse commerciale, che fosse un qualcosa che un giovane potesse dire: ah ecco, io mi ascolto questa cosa e sono veramente alternativo all'industria, al capitalismo, alle case discografiche che si arricchiscono con la musica pop. In realtà poi le case discografiche si arricchivano lo stesso e questa musica andava in classifica, però comunque era sicuramente una musica che era alternativa, adesso più che mai tra l'altro. Quindi il prog attecchisce anche in Italia e chiaramente cominciano a nascere tutta una serie di formazioni che vogliono emulare i Genesis, che vogliono emulare i King Crimson, vogliono emulare i Gentle Giant e tutti gli altri. E in Italia veramente c'è stata un'esplosione pazzesca, è stato lo stato mondiale dove ci sono stati più dischi progressive, è stato lo stato che ha dato più successo, accolto bene quelli che venivano in Inghilterra mandandoli primi in classifica, ed è stato anche proprio il luogo dove ci sono stati più gruppi. Infatti il progressive italiano, specialmente quello degli anni 70, è ricordato in tutto il mondo come l'unica vera forma di rock italiano, prima che arrivassero i Maneskin, chiaramente, quando poi sono arrivati loro adesso, però fino a quel momento il rock italiano all'estero era il progressive rock. Non c'era altro, perché all'estero, specialmente, io sto parlando degli stati esteri che fanno la differenza a livello di vendite, cioè Stati Uniti e Inghilterra,
per loro, noi italiani, siamo Bocelli, siamo Pavarotti, quelle cose siamo, la musica operistica. La musica che si avvicina più a quell'idea loro che hanno di opera è proprio il progressive, perché appunto prende la musica classica. E quindi per loro il rock italiano è questo. Infatti il progressive ha ancora un sacco di fan in Giappone, negli Stati Uniti, in Messico, un sacco di stati. Quindi comincia il progressive rock italiano, stiamo parlando degli anni intorno al 1972. Escono un sacco di dischi, io ne ho presi 10. Ecco, adesso incomincia il lato divertente della faccenda. Io ho preso 10 dischi, tra quelli usciti tra il 72 e il 77, che è stato il momento d'oro del progressive rock. Poi è arrivato il punk, ha spazzato via tutto, via, sono arrivate le radio commerciali, il pop è ritornato alla grande, è arrivata la disco music, la febbre del sabato sera, comunque non c'era più tempo per mettersi ad ascoltare questi brani che magari a volte duravano 20 minuti, perché i brani di musica classica durano a volte 20 minuti, e così quelli di rock progressivo arrivavano a durare queste durate. Ed erano veramente dei film in musica in cui magari uno ci si infilava dentro, magari sotto l'effetto anche di qualche piccola sostanza, e viaggiava alla grande, 20 minuti, 80 minuti, c'è un disco degli Yes che dura 80 minuti, sono quattro pezzi da 20 minuti l'uno che formano un unico suite da 20 minuti. Pensate un po' a essere in acido e ascoltare questa cosa, cioè avevi veramente le visioni del paradiso, no, non lo so poi. Però è musica, non dimentichiamolo che è uno sviluppo anche della psichedelia, e come la psichedelia era nata per fare i viaggi, anche il prog per i giovani dell'epoca era sinonimo di viaggio. Quindi questi lunghi brani, questo modo di concepire una musica che fosse veramente labirintica, aveva anche a che fare proprio con il perdercisi veramente dentro e avere delle visioni incredibili. Quindi dicevo, ho preso 10 album, tra quelli usciti dal 72 al 77, e li ho messi in classifica. Ce ne sarebbero stati tantissimi altri da aggiungere, da mettere insieme tutto. Avremmo potuto fare una nottata intera sul progressive rock, perché ne sono usciti tanti, tanti, tanti e tanti molto belli. Però io ho preso proprio i 10 migliori, quindi ho fatto una classifica dal bellissimo all'incommensurabile. Cioè, quindi quello che vedrete al 10° posto non è il più brutto, è uno dei più belli, ma comunque poi ce ne sono ancora di più belli, o se non di più belli, più importanti per quello che è stato lo sviluppo di questo genere. E vado a cominciare. Allora, al 10° posto ho inserito l'album omonimo di Il Biglietto per l'Inferno. Biglietto per l'Inferno sono stati una band di Lecco, non le conoscete, una band di Lecco che nel 1974 ha prodotto questo bellissimo disco nel quale il progressive rock si sposa con l'hard rock. A volte sembra di ascoltare gli Iron Maiden 10 anni prima che gli Iron Maiden avessero successo in Italia. Quindi è un disco molto hard che però ha al suo interno tutte le caratteristiche, i cambi di tempo, le tastiere, specialmente il Mellotron, che era questa tastiera che faceva le veci dell'orchestra quando non si poteva avere una vera orchestra, il Mini Moog, che era questo sintetizzatore che aveva un suono molto particolare elettronico, che andò a caratterizzare tanti di questi dischi. E poi le tematiche. Ecco, le tematiche nel progressive italiano sono molto importanti, perché in quello inglese c'è stata tutta una scuola molto favolistica, diciamo, i Genesis in primis offrivano storie spesso vittoriane, a volte un po' gotiche, dove c'erano dentro molto misteriose, con personaggi bizzarri, particolari, impersonati da Peter Gabriel, che poi sul palco si travestiva e li visualizzava proprio ancora prima che esistessero i video musicali. In Italia invece le cose si sono fatte un pochino più personali, nel senso che i gruppi italiani avevano un modo di interagire col proprio pubblico raccontando più quelle che erano proprio, non voglio dire adesso, però tipo le loro sfighe dell'epoca, nel senso, perché si tratta di ragazzi spesso che si trovavano ad avere a che fare con una società come quella, avevano tutti appunto sui 20 anni, la società come quella degli anni 70, la guerra era finita relativamente, non finita da un bel po' di anni, però comunque era la prima generazione che si trovava veramente a fronteggiare un qualche cosa di nuovo e che non sapeva veramente quale sarebbe stato, che cosa gli avrebbe offerto il loro futuro. Tutto era molto nebuloso, non c'erano certezze, c'era solo una grande voglia di ribellarsi
a quello che era stato prima, agli orrori, alle nefandezze, anche un certo modo di concepire la carriera, il diciamo l'arrivare, poi a un certo punto trovare lavoro, fare famiglia e tutto il resto. C'era stato il 68, tutta una serie di concomitanze che hanno fatto in modo che comunque il messaggio che traspare da questi album sia sempre comunque di grande disagio da parte di questi ragazzi. E questi dischi di solito raccontano una storia, sono concept album. Dall'inizio alla fine c'è una storia raccontata all'interno delle canzoni, che si sviluppa all'interno delle canzoni. Biglietto per l'inferno è la storia di un ragazzo che non ha più una direzione, che non sa più che cosa deve fare, non sa più quali saranno le sue prospettive. Infatti tanti all'epoca scappavano di casa per cercare poi qualche cosa, oppure andavano in India. Cioè c'era sempre questa ricerca di un qualche cosa che non poteva offrirti la famiglia, che non poteva offrirti comunque la società in quel momento. Vi leggo un testo, mi sono preparato come l'altra volta, qualche testo da leggervi, mi dovrete sempre scusare perché io non sono un attore, leggo e vi faccio però capire un pochino l'atmosfera anche di un disco del genere, di questi personaggi ansiogeni, questi personaggi che sono alla ricerca sempre di qualcosa. Questa non è musica che ti consola, è musica che ti mette sempre una certa ansia, una certa inquietudine, però alla fine anche noi siamo così, voglio dire, anche noi, io non lo so chi c'è di voi tranquillo e beato e che vive nella nuvoletta, siamo sempre alla ricerca di un qualche cosa, siamo sempre inquieti. Ecco, questi dischi lo facevano trasparire tantissimo questa cosa. Questo personaggio che all'inizio, nei primi due brani, che si chiamano, uno appunto si chiama Ansia e il secondo si chiama Confessione, si ritrova a dire queste cose. E la mia vita triste e infame, passata a uccidere e rubare, ritorno ogni notte col terrore di non trovare chi mi possa salvare. Quindi è un personaggio che ha bisogno di trovare un qualcuno che gli possa dire quale direzione debba prendere la sua vita. Un amico mi ha parlato di preti, mai visti, chi sono, che fanno, ciarlatani, mercanti o profeti, ma tolgano questo mio affanno. E poi parte Confessione, che è questo pezzo con una chitarra hard, come dicevo prima, quasi all'Iron Maiden, con la figura di un prete che dice: racconta fratello qual è il tuo peccato, dimmi con chi, quante volte sei stato, hai detto bugie, hai fatto la spia, orsù perché indugi, son frate Isaia. Una cosa anche un pochino, ci fa un po' sorridere oggi, però comunque se noi pensiamo a questo personaggio così inquieto, così alla ricerca di qualche cosa, capiamo che lui ha da dire qualche cosa al prete. Infatti a quel punto la musica si arrabbia ancora di più e lui dice: ascoltami frate, non so se ho peccato, ho ucciso un bastardo che avrebbe voluto coprire coi soldi il suo sporco passato, tentando così di beffare il suo fato. E allora il prete gli risponde: cosa dici fratello, tu hai ammazzato, nel quinto ricordati è stato proibito, non posso salvarti dal fuoco eterno, hai solo un biglietto per l'inferno. E lui risponde: ascoltami frate e dimmi se questo lo chiami peccato o un nobile gesto. Ho preso dei soldi da un ricco signore per dar da mangiare a un uomo che muore. Quindi anche una critica nei confronti della religione, una critica nel fatto che appunto di questo comunque dovere agire sempre nella maniera migliore, ma poi non sai mai qual è la maniera migliore se tu lo fai comunque per la giustizia. Il personaggio in questione alla fine si troverà davanti al suicidio di un amico che come lui era inquieto, che come lui stava cercando qualcosa. L'ultimo brano si chiama L'amico suicida e lui grazie a questo suicidio riesce a capire che è andato così a fondo nei suoi malessi, nelle sue disgrazie, che è il momento veramente di rinascere. Infatti alla fine di questi dischi c'è sempre comunque un momento di ottimismo, un momento di rinascita, c'è sempre qualcosa che si chiude, una specie di cerchio che si chiude anche musicalmente. Spesso ci sono riprese musicali di temi che si sono sentiti prima, che alla fine tornano per dare proprio questo senso di rinascita e di nuova vita. Dopo il biglietto per l'inferno ho scelto al nono posto un disco dei nostri concittadini i nostri concittadini New Trolls, gruppo veramente dalle mille facce, perché i New Trolls hanno iniziato facendo musica beat, sono passati a fare musica hard rock, diciamo, psichedelica, molto influenzata da Jimi Hendrix, poi sono passati al progressive, poi sono passati al pop, alla disco music, hanno fatto veramente di tutto. Sono un gruppo che ha fatto così tanto che poi alla fine nessuno riesce bene a capire che musica abbiano fatto i New Trolls. Però tutte le cose che hanno fatto le hanno fatte bene, perché hanno avuto successo nel prog, hanno avuto successo nel beat, hanno avuto successo nel pop. Tutto quello che toccavano diventava oro.
Peccato che i loro dissidi interni, la loro continua litigiosità li abbia portati poi a fare mille progetti paralleli, mille tranche di questa band che si chiamava in un modo piuttosto che un altro, sempre con il marchio New Trolls in mezzo, ma che il gruppo poi alla fine abbia detto relativamente poco anche a livello discografico, proprio a livello di dischi proprio a nome New Trolls. Però comunque questo è un disco caposaldo della musica italiana, concerto grosso per i New Trolls, dove per primi in Italia i New Trolls prendono un'orchestra e la fanno suonare insieme a loro. Coinvolgono Luis Enriquez Bacalov, che era un compositore argentino che poi vincerà il premio Oscar per le musiche del Postino di Massimo Troisi, che compone un concerto grosso, ovvero un concerto barocco che viene traslato in ambito rock con appunto il gruppo che suona, l'orchestra che gli risponde, poi a un certo punto gruppo e orchestra che si fondono, che è veramente a momenti di grandissima bellezza, specialmente nel secondo movimento che si chiama Shadows, dove si è ripreso comunque anche un mottetto di William Shakespeare. Se voi volete ascoltare un connubio perfetto tra rock e musica classica, ascoltatevi il concerto grosso per i New Trolls, perché è veramente qualcosa che prende proprio il cuore. Nella seconda parte del disco c'è una cosa invece completamente diversa, perché ci sono i New Trolls che improvvisano in una sala prove, in una sala da concerto, e lì ci danno dentro tirando fuori il loro lato più psichedelico e hard rock. È una cosa completamente diversa, sembra di sentire due dischi in uno, però fa vedere anche in questo caso la loro schizofrenia, e già lì si capiva quanti i New Trolls fossero veramente aperti a tantissime influenze. Arriviamo all'ottavo posto. Ecco, questo è uno dei dischi più romantici della corrente del progressive rock. Il progressive è, per chi lo suona ancora, una musica molto romantica. Romantica nel senso ottocentesco del termine, che evoca scenari che comunque toccano il cuore, che in qualche modo va a toccare forti emozioni. Questo disco si intitola Forse le lucciole non si amano più, ed è il canto del cigno di quello che è stato il progressive. Almeno progressive, che all'epoca era un movimento che arrivava a vendere, che arrivava in classifica, che arrivava a essere conosciuto dal grande pubblico. Ora il progressive esiste ancora, ma è un genere di nicchia, ascoltato da un relativo ristretto gruppo di persone sparse in tutto il mondo che ancora sono attaccate a questi suoni. Ma a questo punto il progressive era ancora una musica che, come dicevo prima, attecchiva a livello popolare. Forse luce non ne si amano più, uscito nel 1977, proprio mentre già c'era il punk, mentre già c'era la febbre del sabato sera, dove già la gente si era stufata di ascoltare questi lunghi brani che parlavano di cose così astratte, con questi suoni così orchestrali che sembravano quasi un qualcosa di molto mellifluo rispetto comunque al punk, rispetto alla voglia di andare in discoteca e scatenarsi. Però la Locanda delle Fate ci prova, con un disco che non ha avuto alcun successo all'epoca, che però nel tempo è diventato molto molto seguito. Infatti poi la Locanda delle Fate si riformerà, suonerà in Giappone, farà un sacco di cose, ed è anche un disco molto molto malinconico, però è veramente toccante. Si vede già dalla copertina che comunque evoca un mondo fiabesco. Questo mondo fiabesco è veramente molto forte quando lo ascoltate. C'è un brano di cui ho preso il testo, che si chiama Sogno di Estunno. Estunno è questo momento tra l'estate e l'autunno dove la malinconia la fa da padrona. E il testo dice: guardo camminando la mia ombra che scivola sui passi, mentre l'ultima pioggia dell'estate mi racconta delle mille cose che non ho. Poco tempo ormai resterà in noi in questa nuova età. Vestirò con te i panni vecchi e poi scalzo camminerò. Solo il vento amico insieme a noi li ricamerà. Piove piano sopra i fiori di un'estate fa. Piove piano sui ricordi antichi della gioventù. Forse è giunta l'ora della libertà. Troppe volte hanno tradito la mia ingenuità. È strano, sai, la pioggia che cade sul prato. I grilli cantano già. È strano, sai, l'estate ha mille colori che quasi non vedo più. È strano, sai, avere tanta voglia di correre e muovere piano i passi per non sciupare l'attimo di libertà. Contate che questi ragazzi avevano appunto 20 anni
E già erano intrisi di malinconia, quasi ne avessero 50 e rimpiangessero chissà quale passato. Però comunque c'era questa voglia anche di trasmettere questo tipo di sensazioni, che comunque male non fanno, visto che alla fine le viviamo tutti, a qualsiasi età. Allora, arriviamo adesso al posto successivo. Siamo a questo punto, scusatemi, siamo al settimo posto. Al settimo posto, una cosa completamente diversa, gli Osanna. Gli Osanna venivano da Napoli, vengono da Napoli perché esistono ancora, si sono tanti di questi gruppi si sono riformati in tempi recenti, perché il progressive è un po' ritornato, un pochino all'attenzione di molti, da un po' di anni a questa parte, quindi ne hanno approfittato. Comunque, gli Osanna vengono da Napoli, e loro creano, diciamo, un mix tra musica classica e influenze folk della loro terra e anche jazz. Quindi è una musica comunque un pochino più spigolosa, sicuramente rispetto a quella della Locanda delle Fate, che era aulica e romantica. Loro ci mettono dentro un qualche cosa, anche un certo malessere. Palepoli è l'antica Napoli. Invece la Napoli, Neapoli è la città nuova, Palepoli era la città vecchia. E questo disco sembra quasi un'opera, sembra, ascoltandolo sembra di immergersi in questi vicoli napoletani oscuri e perdersi veramente dentro, tra profumi, tra urla delle persone, tra sporcizia e non sporcizia, tra tutto quello che caratterizza in maniera bellissima comunque quei luoghi, anche con tutto il malessere che poteva esserci da parte magari di un giovane dell'epoca che non riusciva comunque a trovare lavoro, piuttosto che tutte quelle aspirazioni sociali che non riusciva a ottenere. E sono tutte in questo disco, in una serie di testi molto molto criptici, molto, che però hanno bisogno di essere decriptati, perché un'altra delle caratteristiche di questo progressive qual è? Che le cose non le diceva mai in maniera evidente. C'erano sempre metafore, c'era sempre un qualcosa che tu dovevi andare a cercare sotto la superficie. Quindi i messaggi, anche per questo, piacevano così tanto ai giovani, perché non ti cantavano la canzone d'amore che tu capivi subito e viva. No, tu dovevi andarti a cercare nelle pieghe dei testi cosa significassero, che cosa fossero, che cosa volessero dire. Quindi, quando magari potevano soffermarsi su un'antica leggenda napoletana, gli Osanna comunque stavano parlando di un qualcosa che aveva a che fare con il presente. Questa è una caratteristica molto bella del prog, perché alla fine comunque di cose spiattellate ne abbiamo già troppe. A volte è bello andare alla ricerca del significato nascosto. Poi ognuno si trova quello che vuole. Però comunque credo che uno degli simboli più grossi che il prog dia, anche a livello proprio musicale, a livello di testi, sia proprio questa ricerca. Gli Osanna raggiungeranno l'apice con questo disco, poi si scioglieranno, avranno altri problemi. Comunque ciò non toglie che questo sia uno dei più grandi capolavori della musica italiana. Sorpassato nel 1973 dal Museo Rosenbach. Allora, questo è un disco per cui in Giappone impazziscono. Questo avrà venduto non so quante migliaia di copie in Giappone, perché sono innamorati di questo disco. Forse è il disco che più ammirano, più adorano del prog italiano. Perché lo ammirano così tanto? Perché lo adorano? Perché questo è proprio il disco emblema del prog. C'è tutto quello che l'amante del progressive vuole sentire. Un pezzo da 20 minuti, altri tre pezzi più brevi. Una tonnellata di questo mellotron che, appunto, come dicevo prima, rifà i suoni dell'orchestra, ma con un suono molto particolare, che quindi proprio lo senti, è proprio il suono del prog, quello del mellotron, non c'è niente da fare. Questi pezzi labirintici, questi continui cambi di tempo, questa voce potente che intona tutta una serie di testi basati su Così parlò Zarathustra di Nietzsche. Infatti il disco si chiama Zarathustra. E questo disco ha purtroppo una storia un po' sfortunata, nonostante sia così conosciuto all'estero, sia così blasonata, ha una storia un po' sfortunata dentro. Perché? Allora, i ragazzi venivano da Bordighera, quindi erano liguri, e al loro interno c'erano due genovesi, quindi comunque è un gruppo di casa nostra. Il cantante si chiama Stefano Lupo Galifi e ne veniva dal blues, una musica che non c'entrava nulla con quella del Museo Rosenbach, ma l'unione si adatta perfettamente. Quando decidono di fare questo disco, affidano il lavoro grafico a uno studio a Milano, che ha la bella pensata di fare questa sorta di collage che vedete in copertina con varie
con varie immagini prese da tante parti. Ci sono dei bambini, ci sono queste sbarre e c'è anche questo, che è un busto di Mussolini. Voi vi potete immaginare nel 1973 un disco con una copertina che c'è, dove c'è un busto di Mussolini, l'effetto che poteva fare. Ciao proprio, nel senso che questo disco non lo considerò nessuno, anzi fu osteggiato sia dalla RAI, che non lo trasmise mai alla radio, sia anche dallo stesso movimento studentesco che poi organizzava i concerti e tutto. Nessuno voleva sentire parlare del Museo Rosenbach perché erano fascisti. Ma in realtà non erano fascisti, se ne guardavano bene, anzi erano tutt'altro che fascisti. Il problema è che c'era finito questo busto di Mussolini in copertina, e quindi loro, per quanto avessero provato a dire che non c'entravano niente con questo, tant'è, furono osteggiati. Dovranno aspettare gli anni 90-2000 per capire che appunto in Giappone questo disco era diventato un best seller e quindi venire anche rivalutati al di là del busto di Mussolini. Molto bello in questo disco è anche il retro di copertina, che è indicativo comunque anche delle tematiche, perché c'è questo braccio con una siringa infilzata e questa mano che stringe i più deboli, quindi il potere in giacca e cravatta, che è qua. Guardando questo non si poteva certo pensare a un gruppo che avesse a che fare con simpatie del guardanti Mussolini, eccetera. Tant'è, però. Andiamo avanti. Sesto posto. Questo è uno dei miei dischi preferiti. Io l'avrei messo al primo posto, stato per me, ma devo seguire comunque un ordine che abbia a che fare anche con la storicità della cosa. Essere più oggettivo che posso. Fossi stato soggettivo, l'avrei messo al primo posto. YS è l'album del Balletto di Bronzo, formazione romana, napoletana, romana, che nel 1972 dà alla luce questo album con questa copertina. A me poi queste copertine affascinano tantissimo perché veramente sono opere d'arte incredibili. Questa signora si chiama Maria Nencioni ed era un'attrice e nel 1903 fece questi scatti che furono riportati in copertina di questo album YS. Is era un antico continente che esisteva davanti alla baia di Douarnenez in Bretagna, che come Atlantide venne poi sommerso dalle acque per tutta una serie di vicissitudini. In realtà il disco non ha a che fare con questa leggenda, ha dietro un concept ancora più inquietante, più gotico, più macabro. Perché noi vediamo la signorina sorridente, ma questo in realtà è uno dei dischi più terrorizzanti della storia del rock. Questo disco è paura allo stato puro, almeno per chi ha la sensibilità di entrarci. Questo è uno dei dischi più inquietanti mai registrati nella faccia della Terra. Perché è la storia dell'ultimo uomo rimasto sulla Terra che compie un viaggio alla ricerca non si sa nemmeno bene di cosa, comunque una sorta di salvezza, e nel corso del viaggio gli vengono prima strappate le orecchie, poi gli viene strappate le corde vocali, e infine gli vengono strappati gli occhi, e alla fine muore. Quindi non c'è nessuna salvezza, è proprio un pessimismo cosmico che si snoda in 40 minuti di musica di un'inquietudine pazzesca, con una sorta di incrocio tra rock e la musica dodecafonica, quindi dissonanze, c'è veramente dentro, c'è il jazz, ci sono voci spettrali, c'è il cantato del tastierista e compositore Gianni Leone altissimo, che sembra quasi una presenza ancora più oscura insieme a tutte queste presenze così oscure che caratterizzano il disco. È qualcosa che veramente, se avete voglia di passare 40 minuti di inquietudine, questo è il disco che fa per voi. Ed è secondo me una grande opera, perché Gianni Leone, appunto il compositore, è riuscito veramente a unire cose che non si pensava si potessero unire, veramente la musica di Luciano Berio, di Luigi Nono, dei compositori di musica dodecafonica, di Schoenberg, insieme al rock, insieme al jazz, insieme a queste arcate di mellotron che sembrano di stare appunto in una cattedrale gotica oppure nei sotterranei di qualche palazzo antico, è veramente un qualche cosa che dà i brividi. Ma noi dobbiamo andare oltre e andare al quarto posto. E al quarto posto troviamo un gruppo che all'epoca andava veramente per la maggiore. E sono gli Area. E perché andavano così tanto forti gli Area all'epoca?
perché parlavano proprio quel linguaggio politico che i giovani volevano ascoltare. Cioè, non c'è niente da fare, comunque ai concerti arrivava sempre il momento in cui si alzava il pugno e comunque ci si sentiva parte di un grande movimento che voleva cambiare l'Italia. E gli Area erano proprio i rappresentanti perfetti di quel tipo di movimento, nonostante il fatto che non, nei loro testi non è che ci fossero chissà quali slogan politici, anzi, alla fine se ne guardavano bene da fare pezzi che magari appunto potessero spiattellare, come si diceva prima, le cose. No, i testi erano anche abbastanza criptici, però in qualche modo la loro musica, il loro porsi sul palco, il loro messaggio che poi nelle interviste facevano capire a tutti da che parte stavano in maniera proprio forte, li aveva fatti diventare il vessillo del movimento. E cosa bella degli Area, che più musica difficile proponevano e più il pubblico li seguiva. Cioè c'erano delle cose che succedevano sul palco pazzesche, tipo che smettevano di suonare, tendevano un filo tra il pubblico che poi tutti toccavano per fare scaturire delle frequenze. A volte c'erano concerti di puro rumore, non succedeva niente, però questo faceva appassionare veramente tantissimi giovani che pur sentivano cose struse, cose difficili, cose complicate, più si sentivano parte di un qualche cosa, di un'avanguardia. Questa avanguardia avrebbe cambiato il mondo, veramente. Più le cose erano difficili, più bisognava entrarci. Perché poi, in cambio, avresti avuto questa grandissima coscienza politica. Avresti avuto questa grande voglia di salvare il mondo, di cambiarlo veramente. E gli Area, da questo punto di vista, erano il gruppo perfetto. Da questo disco, che è il loro, diciamo, più accessibile, il loro disco più accessibile, quello dove ci sono più... Ci sono anche alcune canzoni, tra virgolette. Una di queste si chiama Gioia e Rivoluzione. Vi leggo il testo. Canto per te che mi vieni a sentire, suono per te che non mi vuoi capire, rido per te che non sai sognare, suono per te che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta per le strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è la luce che riscalda la mia mente, eccetera, eccetera. Questo, tra l'altro, è apparsa anche questa canzone, questa Gioia e Rivoluzione, in un film molto bello di qualche anno fa, dove c'era un lavorare stanco, qualcosa del genere, di Giulio Brogi, che vi consiglio di andare, di Giulio Festa. Comunque, c'è questa canzone che veramente ti fa capire che era il vero spirito di... Lavorare con lentezza. Esatto, che parlava di Radio Alice, questa radio privata a Bologna, che poi era stata chiusa dalle forze dell'ordine, e fa vedere un concerto degli Area, proprio il clima dell'epoca, proprio questa grande voglia che c'era da parte di questi giovani, che poi si vedono stroncare tutto dall'arrivo della polizia e loro sono costretti. Quindi gli Area assolutamente da recuperare, non c'è bisogno che ve lo dica, comunque, perché forse di tutta questa tornata sono il gruppo che è invecchiato meglio. Non è che gli altri dischi sono invecchiati, però si capisce che sono dischi degli anni 70. Questo è ancora una forza dirompente, ancora un qualcosa che comunica di molto forte e che ancora fa venire voglia di scendere e lottare. Ok, abbiamo il terzetto finale. Allora, terzo posto, Le Orme. Le Orme sono un gruppo che è stato anche contestato spesso, perché... Nel 1972, un anno prima di questo, hanno avuto la sfiga di fare un album che si chiamava Uomo di Pezza, al cui interno c'era una canzone che era Gioco di Bimba, che fa come d'incanto lei si alza di notte, eccetera, una canzone molto famosa che poi hanno ripreso. Questi poveri sfortunati delle Orme videro il loro singolo arrivare ai primi posti delle classifiche. Questo fu un sacrilegio. Per il movimento, per i giovani dell'epoca, non si poteva vedere un gruppo che arrivava in classifica con un 45 giri, con una canzone commerciale, non era possibile. E quindi ai loro concerti c'era sempre una frangia di esagitati che gli dava contro perché si erano venduti al sistema. Arrivasse oggi in classifica un pezzo come Gioco di Bimba, ne saremmo tutti felicissimi. Però all'epoca era visto comunque come essersi svenduti. E allora Le Orme, lo sai cosa fanno?
dicono: ok, va bene, abbiamo sbagliato, si sono sparsi il capo di cenere, e nel 1973 hanno creato Felone e Sorona, che era un unico brano di 35 circa minuti, diviso in varie sezioni, con un 45 giri estratto che per fortuna loro non ebbe successo. Ma il disco ebbe molto successo, perché un conto era avere successo con un album, ricordiamoci anche questo, un conto era avere successo con un 45 giri, perché i singoli erano quelle cose di Gianni Morandi, erano quelle cose di Albano, quelli erano i singoli, cioè non bisognava mischiarsi con quelle cose. Il Festival di Sanremo all'epoca è arrivato al punto più basso, cioè nel 73 non è stato nemmeno trasmesso dalla Rai, perché non lo voleva vedere più nessuno, se non qualche nostalgia. Quindi potete immaginarvi, adesso è al top degli ascolti, dico solo questo. Comunque, chiusa la parentesi. Felone e Sorona è un album concept, si capisce bene, che racconta la storia di due pianeti, Felona e Sorona. Felona deriva da felice, Sorona deriva da sorrow, dolore, una trascrizione un po' all'italiana, comunque efficace. Praticamente Sorona vive tutto il suo tempo nella luminosità, comunque ha tutta una serie di componenti atmosferiche e diciamo spaziali che fanno in modo che la luce lo illumini sempre. Invece Sorona vive in un costante buio. C'è tutta una serie di c'è una prima parte dedicata alla descrizione di questi abitanti felici di Sorona che abitano in delle bolle, che si riuniscono, poi ognuno in un clima idilliaco, e poi arriva comunque la descrizione di Sorona dove tutto è in rovina, tutto è in disgrazia, gli abitanti muoiono di fame e il cielo è completamente oscuro sempre. Un'entità che nel disco è chiamato colui che protegge il mondo si strugge per il fatto che un pianeta debba essere felice e l'altro debba essere sempre triste, e allora cerca di indirizzare la sua luce anche verso il pianeta triste per fare in modo che si raggiunga un equilibrio. Peccato che questo equilibrio alla fine del disco duri soltanto un attimo, perché poi le cose si invertono, quindi il pianeta luminoso diventa buio e viceversa. Quindi alla fine la morale è che non ci può mai essere un equilibrio, non ci può mai essere un'uguaglianza, ma ci devono essere sempre comunque cose che da una parte sono buone e dall'altra sono meno buone. Avevo estratto un testo anche di questo. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, ma, è molto... ma quello che dicevo prima, questi dischi dietro queste apparenti favole nascondono forti, ci sono forti ripercussioni, ci sono forti messaggi sociali che all'epoca molti sapevano cogliere. Certo, c'erano anche tanti critici che anche all'epoca che criticavano tantissimo questi dischi perché pensavano che fossero staccati dalla realtà e non avevano capito assolutamente nulla, perché certo Francesco Guccini all'epoca le cose le diceva in maniera molto più diretta, o cantautori di quel genere arrivavano più diretti ed erano molto apprezzati da una certa frangia di pubblico, ma anche questi dischi comunque avevano quel tipo di messaggio, soltanto che era nascosto e secondo me, come ho detto prima, molto più interessante. All'infuori del tempo, delle orme, narra proprio di questo momento in cui esiste un equilibrio che poi subito si sfalda, perché dice: nel regno buio la luce risplende, in ogni corpo la fiamma si accende, l'amore è vivo nei loro sguardi, ora li unisce in un nuovo domani. In quell'istante due mondi felici vibrano insieme nell'arco del cielo e del dolore non c'è ricordo, soltanto oggi comincia la vita. Ma mentre ancora esulta Sorona, Felona inizia il lento declino, inesorabile la notte scende e l'equilibrio ben presto finisce. La fine è il cerchio, e il cerchio è la vita, e si distrugge per poi costruire. Si aspetta sempre il nostro giorno, ma non cambia niente all'infuori del tempo. Capolavoro da trovare subito. Peccato non poterlo ascoltarci. Organizzeremo le prossime edizioni per ascoltarli anche questi dischi e insieme goderne. Comunque, secondo posto, qua top 10, qua siamo in zone caldissime. Premiata Forneria Marconi, Storia di un minuto. Ecco, la PFM, diciamo, di tutti questi che abbiamo citato fino adesso sono, diciamo, stati il gruppo più fortunato. Sin da questo disco, che conteneva Impressioni di settembre, che era uscito su singolo pochi mesi prima, hanno fatto il botto, avevano dietro Lucio Battisti, loro incidevano per l'etichetta numero uno, fondata da Lucio Battisti, ed erano stati i componenti della PFM i suoi musicisti negli anni 60, che avevano contribuito
Acqua Azzurra, Acqua Chiara, mi ritorni in mente tutti questi brani di Battisti, comunque a suonarci c'è sempre la PSM. A un certo punto decidono di fare da soli, formano il gruppo, prima si chiamavano i Quelli, poi cambiano nome in premiata Forneria Marconi, perché il loro flautista Mauro Pagani a Brescia conosceva questa Forneria Marconi, e erano suoi amici, esiste una Forneria Marconi, e loro ci hanno aggiunto il premiata. E incidono questo Storia di un minuto che arriva prima in classifica immediatamente. Poi la PFM avrà modo di suonare, avrà avuto modo di avere un grande successo in Italia, ma anche di essere molto richiesta all'estero, perché suonarono in Inghilterra, arrivarono addirittura in classifica negli Stati Uniti, sempre prima dei Maneskin. Il gruppo rock più famoso per gli statunitensi era la premiata Suoneria Marconi. Peccato che poi non abbiano saputo comunque sfruttare il momento e rimanere in America a lavorare, ma presi dalla nostalgia e tante cose a un certo punto tornarono. Tutto questo non toglie nulla a questo capolavoro, che racconta la storia di una persona nell'arco di un minuto. In realtà il disco ne dura 40, però è come se una persona si svegliasse al mattino e vedesse tutto quello che gli passa davanti in una giornata nell'arco di un minuto. Dall'inizio di Impressioni di settembre, con questa passeggiata nella nebbia mattutina e questi pensieri sulla propria esistenza e su tante cose molto, ecco, come dicevamo prima, molto intime, molto intense, a E Festa, che mette insieme rock e tarantella per la prima volta in Italia, si uniscono una musica come la tarantella o come comunque il certo folk italiano si unisce al rock di E Festa o Celebration, come è chiamato in inglese, e poi tutta una serie di brani, anche qui jazz, musica classica, romanticismo, musica folk, le radici di quello che poi la PFM farà con De André, perché quando De André affida i suoi pezzi alla PFM perché li arrangi e poi si crei quel bellissimo connubio che è stato De André più PFM, la PFM non fa altro che immettere nella canzone di De André tutta la sua voglia di questo rock mediterraneo, di questo rock che comunque prendesse dalle radici italiane, dal folk italiano. Ce ne sono tanti pezzi di De André che ha fatto con la PFM, in cui si sente molto questa tradizione. Questo è un disco assolutamente imprescindibile, però ancora più imprescindibile c'è il primo posto. Non so se qualcuno si può immaginare cosa ci sia al primo posto, magari qualcuno vuole tirare a indovinare, però li abbiamo citati tutti e mancano solo loro, perché assolutamente al primo posto non può che esserci questo album, almeno per quello che mi riguarda. Poi ognuno, chiaramente questa classifica è del tutto opinabile, è la mia classifica da conoscitore, da appassionato, cercando di essere più oggettivo possibile, però in cui non posso non segnalare che veramente questo è un disco che è un gradino ancora oltre tutti gli altri. Tra l'altro il disco uscì nel 1972 proprio con questa forma, non si fu un album quadrato come, ma uscì proprio nei negozi un salvadanaio, era sagomato, poi fatto a salvadanaio, adesso chi lo possiede, poi è stato ristampato e tutto, però chi lo possiede vale un sacco di soldi se è in buone condizioni. Il Banco del Mutuo Soccorso veniva da Roma, aveva i suoi punti di forza nelle tastiere dei due fratelli Vittorio e Gianni Innocenzi. Vittorio poi era il compositore principale delle musiche del banco, poliedrici ai massimi livelli, e Vittorio Innocenzi, tastierista d'eccezione che sapeva costruire melodie e brani bellissimi e suonarli in maniera portentosa, ma ciò che rendeva ancora più alta la proposta del banco era la voce, perché gli altri dischi che abbiamo fino adesso illustrato vedono la presenza di belle voci, alcune bellissime, però poi è la musica in fondo a farla da padrona. Invece in questo caso la voce arriva a essere protagonista, la voce di Francesco Di Giacomo, che sia con la sua voce sia con il suo personaggio, la sua fisicità prorompente, ha creato veramente l'emblema di quello che è stato il progressivo italiano, uomo di grandissima intelligenza, testi scritti da lui insieme a Vittorio Innocenzi che non si accontentavano di essere delle semplici metafore, ma che andavano veramente a scavare nel tessuto sociale, andavano a scavare nei malesseri esistenziali, a volte erano delle semplici, tra virgolette, storie d'amore, ma erano di una profondità e di un'emozione meravigliosa. Sto pensando ad esempio a 750.000 anni fa l'amore dal disco Darwin, che è quello successivo, un brano pianoforte e voce che veramente strappa le viscere.
Io ho scelto comunque il primo album del Banco, perché è qui che loro fanno capire veramente di che pasta sono fatti. E Bellezza nella bellezza, la cosa più incredibile di questo disco è la seconda facciata, i 18 minuti del Giardino del Mago, che è la suite è un pezzo lungo, un brano lungo, dove si mettono insieme una serie di canzoni concatenate. I 18 minuti del Giardino del Mago sono veramente... Si parte dai ricordi d'infanzia e ci si immerge in un mondo fatato, favolistico, quanto volete, dove tutto è trasfigurato, dove c'è la surrealtà, dove c'è il sogno, dove c'è il contatto con la società, le metafore, c'è veramente tutto dentro il Giardino del Mago. Vorrei leggervi il testo, è un po' lunghino, però magari ne leggo soltanto dei pezzetti, però in questo caso più che mai sarebbe da ascoltare la musica, però se in qualche modo potete immaginarvi. Da bambino ci montavo su, al cavallo con la testa in giù, galoppavo senza far rumore, gli zoccoli di legno che volavano sui fiori non sciupavano i colori. Adesso immagina di essere morto. Stanno cantando al mio funerale, chi mi piange forse non lo sa, che per anni ho cercato in me, e passo dopo passo, con le spine mai dei piedi, tanto stanco, stanco, io sono arrivato nel Giardino del Mago, dove dietro ogni ramo crocifissi ci sono, gli ideali dell'uomo, grandi idee invecchiate, nel Giardino del Mago io sto appeso ad un ramo, dentro un quadro che balla, sotto un chiodo nell'aria, sono là che ho bisogno di carezze umane più di te. Passo alla parte finale, che è quella più struggente, dove c'è la voce di Francesco Di Giacomo da sola, senza alcun accompagnamento strumentale, che poi però a un certo punto viene sommersa quasi dalla musica. E dice, coi capelli sciolti al vento, io dirigo il mio tempo là, negli spazi, dove morte non ha domini, dove l'amore varca i confini. E il servo balla con il re, corona senza vanità, eterna è la strada che va. Questo il servo balla con il re ti fa capire qual era il loro messaggio, non ci voleva tanto, eppure non tutti ci arrivavano. Ho finito, vi ho illustrato i 10 dischi, spero che tornerete a casa, li prenderete tutti in CD, su YouTube, in vinile, dove ce li avete, vi li ascolterete perché potrete fare 10 meravigliosi viaggi, chiaramente senza acidi. Grazie. Grazie.